Ora abbiamo il mandato. Al governo chiediamo di attivare subito il tavolo della trattativa. Questo dibattito e questa iniziativa legislativa non ci sarebbero stati se non ci fosse stato il referendum, il voto di 2 milioni e 300 mila veneti e un percorso che dura da 5 anni. Queste le parole del presidente Luca Zaia, intervenuto in Consiglio regionale nel momento del voto finale sulla proposta di legge per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia al Veneto. Con 40 voti a favore e nessuno contrario, i 10 consiglieri hanno abbandonato l'aula, il Consiglio regionale del Veneto ha dunque approvato la legge per l'autonomia con cui Zaia avvierà la trattativa con il governo. Il testo prevede che il Veneto chieda di poter avere autonomia su 23 materie, 20 concorrenti, 3 esclusive dello Stato. Hanno votato a favore i gruppi della maggioranza di centrodestra e alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle. Tutti i consiglieri del PD, insieme ad un pentastellato, non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula. Con il voto del Consiglio dopo la consultazione referendaria ci viene dato un mandato forte, ha detto Zaia. Ora sarà una lunga partita e non ci vorrà un solo governo per chiuderla. In merito alla richiesta di trattenere in Veneto i 9 decimi del gettito fiscale, il governatore ha detto di rifiutarsi di pensare che anche un solo cittadino veneto consideri eccessiva questa richiesta. Quanto invece ai possibili partner della trattativa, ovvero Lombardia ed Emilia-Romagna, il presidente ha ribadito l'intenzione di volere un percorso su misura. Non andiamo a Roma col coltello tra i denti o soltanto, come dice qualcuno, per farci dire di no, ha detto. Ma se la controproposta del governo non sarà dignitosa e rispettosa dei veneti, siamo pronti anche a dire di no.